La pandemia ha accelerato l'adozione di soluzioni di pagamento in ambito retail. Quali sono i trend in atto e su cosa Nexi sta lavorando? Effettivamente la pandemia ha portato un grande cambiamento, no? All'interno del mondo dei pagamenti digitali. I pagamenti digitali sono diventati sempre più centrali e l'esercente si è reso conto come il pagamento digitale può essere un abilitatore per affrontare nuovi modelli di vendita, tipicamente in concetto di omnicanalità. Quindi abbiamo assistito, se pensiamo, no, al mondo del retail, anche su quelli più piccoli, un concetto o un'esigenza di offrire la spedizione di prodotti che il cliente può acquistare direttamente dal sito, piuttosto che può acquistare anche online, piuttosto che il distanziamento sociale ha portato all'interno del punto vendita, no, la necessità di poter accogliere anche per il pagamento il cliente all'interno del reparto e non invece direttamente al punto cassa. Noi stiamo osservando con attenzione questi nuovi trend e stiamo cercando di supportare i nostri esercenti, anche quelli più piccoli che magari hanno una conoscenza, una cultura tecnologica molto più ridotta, per accompagnare ad affrontare queste nuove sfide. Un esempio su tutti è la vetrina digitale, un nuovo servizio che abbiamo rilanciato in questi giorni, che consente ai piccoli retailer di poter apparire online e di vendere i propri prodotti online attraverso una soluzione che è plug and play, quindi con 3 o 4 clic il cliente è in grado di potersi configurare la propria vetrina e vedersi associato anche poi tutto un sistema di gestione delle spedizioni dei corrieri a livello sia locale che a livello nazionale. Oltre all'esperienza online c'è anche quella in negozio. Su questo fronte quali passi state implementando? Sì, anche la parte online, quindi offline, quindi all'interno del punto vendita è una parte importante e continua a rimanere molto rilevante. Qui noi stiamo lavorando e lanceremo il SOTPOS, un concetto che ormai è abbastanza noto e che però dal nostro punto di vista non è semplicemente un'evoluzione del mobile POS, ma è una nuova tecnologia che può abilitare e indirizzare diversi use case. Quindi non solo offre una soluzione che consente al cellulare dell'esercente di poter accettare i pagamenti con la possibilità di non dover abbinare nessun lettore carta, ma se pensiamo alla realtà un po' più di fascia grande, un po' più sofisticate, il SOTPOS è un gateway a tutti gli effetti di pagamento che può essere integrato su un tablet ed essere perfettamente integrato con tutti i gestionali del punto vendita. Le vostre soluzioni raggiungono tanti settori merceologici diversi. Come è possibile adattarle e quali soluzioni specifiche avete? Allora, questo per noi è un paradigma molto molto importante all'interno della nostra strategia di go to market. Per noi la verticalità e la specializzazione è fondamentale. Abbiamo capito, complice anche le grandi discontinuità che abbiamo osservato negli ultimi anni, come ogni esercente ha necessità di specifiche funzionalità che magari in precedenza non erano ritenute rilevanti. E quindi noi abbiamo in qualche modo cambiato il nostro paradigma di go to market, l'abbiamo evoluto in un concetto di verticalità sotto due punti di vista. Uno, abbiamo costruito un portafoglio di offerte che non è più la singola componente di POS e di commissioni, ma è una suite di soluzioni dove abbiniamo al POS e alle commissioni anche servizi a valore aggiunto. Il secondo grosso elemento, no, che contraddistingue questo paradigma è anche la modalità di go to market, quindi la comunicazione molto specializzata, l'approccio ai clienti. Dobbiamo raccontare prodotti e soluzioni con l'angolo dello use case che di fatto l'esercente deve affrontare piuttosto che del singolo prodotto tecnologico.